Buongiorno, mi piace la mia frangetta e il mio sguardo stanco. Dunque, qui con me ho questa. È tipo una carpetta porta documenti che però non sembra una carpetta porta documenti. Questa carpetta mi fa venire in mente che ultimamente sto dando il meglio di me nelle storie di Instagram. Seguitemi su Instagram. Sono quasi a 80.000 follower e dovete aiutarmi a arrivare a 100.000, così che io possa sentirmi un vero influencer e possa vivere dedicandomi completamente alla mia passione, il fashion blogging. Sarebbe una vita meravigliosa. Mi trovate come About Nels o semplicemente cliccando il link in descrizione. Devo andare, che c'è Space Valley che mi aspetta. È tardi. Se guardano questo vlog e capiscono perché sono in ritardo, poi mi mandano via. Non sarebbe proprio granché. Arrivo. Scusate, vi ho fatto fare un volo clamoroso. Non disiscrivetevi, per favore. C'è un traffico allucinante. Cosa ne pensate del nuovo album di Calcutta? Devo fare ancora qualche ascolto approfondito. Sto già in fissa con paracetamolo, però su alcune altre storco un po' il naso. Vi farò sapere. Voi intanto ditemi nei commenti. Frank ha cambiato gli occhiali. Quanto sembra il professore della casa di carta ora. Che non ho mai visto, lo dico con tutti. Hanno le lenti blu, quelle per non uccidersi gli occhi al computer. Ogni tanto si vedono dei riflessi blu. Ecco, avete visto? Faccio vedere un replay. Interessante. No. Ciao Nicolas. Ciao. Mi fai un caffettino? Sarà mica il tuo alito. Senti che puzza. Sarà mica il tuo alito. Non me la ricordavo questa mia nuova calamitica. L'hai visto il vlog di ieri? No, infatti, ancora no. Bello il caffè fucsia. Bello. Dentro è rosso. Iniziamo le riprese. A dopo. Primo video di oggi finito. È stato un po' un'agonia perché abbiamo mangiato della cosa veramente terribile. Lo vedrete presto su Space Valley. La giornata di oggi però continua sempre qui nella valle spaziale, perché in queste settimane qua è veramente un delirio. Stiamo tipo filmando tutto il giorno, tutti i giorni, per arrivare ad accumulare abbastanza video entro il 16 giugno, che partirò per là, non ve lo dico, insieme a Cesare. Abbastanza video da non dover più filmare luglio e agosto senza lasciare il canale Space Valley mai scoperto, senza buchi, sempre tutta l'estate. State dritti, andiamo dritti. Però filmiamo adesso, così da poter cercare gli uffici tranquillamente dove trasferirci, perché qui appunto devo ristrutturare, devo fare cose che poi vi parlerò. Un discorso un pochino più serio da fare, che non posso fare adesso dopo aver mangiato dell'ananas fritta. A proposito di mangiare, è ora di pranzo e poi continueremo con le riprese. Spero di non morire. Anzi ragazzi, ho cambiato idea, perché tra una cosa e l'altra, a dire sempre ve lo dico poi, ve ne parliamo poi perché è pesante, è un discorso, non lo dico mai. Per cui veniamo alla testa al toro, veloce indolore. Tempo di spostare Space Valley in un suo studio e di ristrutturare casa. E mi trasferisco qui con Beatrice, anche se in realtà stiamo già praticamente convivendo a casa sua. Niente, queste sono le grandi novità della vita di Nessie. Yes. Ho paura. Tanta. Ma forse dovrebbe averne di più lei di paura. Vado a mangiare per davvero ora. Si sono tutti comprati il cibo, tipo questa gramigna, o questa pasta, o questa pizza. Invece Tonno a me ha comprato. Perché mi hai comprato del riso alla cantonese? Ma non piace. Ma è tristissimo. Ma perché? Se tu ti facevi fare la spesa da Cesare, ti compravi i gamberetti. Ma meglio i gamberetti. Quanto triste da 1 a 1000. Ma non è vero. Ma è proprio triste. Ma è alla cantonese. Questo mix che ti sei fatto non mi ispira troppo, cioè te lo devo dire. Ragazzi, mai, mai affidare a Tonno una responsabilità tanto grande quanto la scelta del proprio cibo. Il cibo è importante, non fate fare la spesa a Tonno. Io sono rimasto qui a fare la miniatura del video e lui è andato a fare la spesa con gli altri ragazzi e gli ho detto: comprami anche a me il pranzo, insalata di riso alla cantonese. E ho detto tutto. Guardalo lui. Ma cosa? Ma mi spieghi? Adesso me la dai a me. Esteticamente. Ma scusa, ma vuoi mettere la gramigna bella calda contro sta roba? Vuoi fare scambio? Sì. No. Dai, fermo. Ho un coltello per mangiare, perché non ci sono neanche le forchette in questa casa. Mangia a casa tua. Me lo mangio con il cucchiaino. Buon appetito. Isolato da solo dall'altra parte della stanza, col mio risino. Con l'impianto? Ah, è un forno, la macchina nera. La macchina nera è male. Vengo caricato a sto giro nel mio Suzuchino perché lo vuole provare il Cesu. Sei carico? Non abbiamo la benzina, rimaniamo a piedi, mi sa. Vabbè, ma è elettrico. Manovra. A tutta birra. Per il prossimo salotto che dobbiamo registrare, che è l'ultimo della giornata di oggi, ormai sono le 4 di pomeriggio, ci serve un ospite nella valle spaziale. Lo stiamo andando a prendere adesso con Cesarino. L'ospite più bello di tutti.
Ciao Ciubone! Ma perché fa così con te? L'ospite della Valle Spaziale è Ciube! Ciao Ciubone, da un sacco che non ci vediamo! No, no! Oh, oh, oh. No. Ho visto partire un fiocco! Mi ha pisciato sul piede! Questo oggetto qua, lì c'era il mio piede. Mi ha pisciato sul piede. No, non capisco come cavolo sia possibile. Ciube, mi hai pisciato sul piede. Non ti sembra una cosa da fare? Ciube, vieni qui. Ma, oh. Ciube, vieni qui. Vieni qui. Cosa hai fatto? Cos'è che hai fatto? Ah, quanto sweet. Perché hai fatto la pipì? Vieni, vieni. Perché hai fatto la pipì? Ma c'è. Se ne va, ciao. Sei emozionato che non ci vediamo da tanto tempo? Oh. Ti stanno usando le chiappe. A me? Sì. Eh? È perché non ci vediamo da tanto? Da posto? Opla! E si va nella Valle Spaziale. Ci vediamo là. Per fortuna che Cesare ha preso la sua macchina, perché sarebbe stato un po' traumatizzante avere Ciube nella mia macchina nuova. Soprattutto dopo che mi ha pisciato sulle scarpe. Verrà fuori un salotto della valle molto interessante. Non so se Ciube sarà l'unico ospite. Vediamo, vediamo. Se riesco a trovare Bor, che è ancora vivo perché se lo stesse chiedendo, potremmo fare un salotto a doppio ospite. Perché Ciube is make one. Saliamo. Bella Ciubi! Adesso mi caga in salotto. Ciubi, vieni qua, Ciubi! Vieni qua, Ciubi! Che peste! Strusciuti su Nicolas! Riprese per oggi finite. Abbiamo fatto in tutto 4 video. Ora sto uploadando il vlog a Mirabilandia, dato che qui ho internet. E poi vado a cena. Ho una certa fame. Il riso alla cantonese non mi ha sfamato neanche un po' proprio. E vabbè, lol. Ho appena visto questa storia nel profilo di Dario Instagram. E mi è venuto il dubbio dopo tutti questi schianti. Mi sono alzato. Sono andato nel mio soggiorno che ospita il set di Space Valley. Sul muro di casa è pieno di strisciate rosse. Ta-na-na. Vabbè che è tutto smecmato, cioè salsa di soia dappertutto, schifo ovunque, birra, c'è di tutto su questi muri. Quindi va bene, metterci anche il pollo. È lì il colpevole bastardo. Pentiti. E comunque, a proposito di telecamere in auto che cadono, io in casa ho questo che mi avevano regalato tempo fa Cristian e Paola, amministratori della Gilda di Nels su Facebook, il mio gruppo, per il compleanno tipo. E non l'ho mai installato, non l'ho mai proprio aperto. E il pianale di quest'auto sembra fatto apposta per applicarlo, perché è un pianale davvero piano. Però non ora perché ho fame. Andiamo a mangiare. Ci mancava solo la pioggia. Quando è che inventano i tergicristallo d'occhiali? È arrivata la spesa online, ma si è rotta della salsa di pomodoro dentro uno dei sacchetti. Quindi si è intravasando la roba ed è tutto smecmato di rosso. Che schifo, dobbiamo restituirgli tutto. Pessima prima volta. C'è pomodoro che cola ovunque, sembra che ci siamo picchiati. Anche sul muro. Come ha fatto a finire sul muro? Ah, carbonara deliziosa. Sono stato in casa una cosa tipo 15 secondi. Do un ultimo colpo di reni. Vado in cantina da Steve a incontrare i ragazzi della band. Rovere. Mi si spegne. Per andare avanti con la scrittura dei nuovi pezzi. Prima pioveva, cavolo. E sono diventato tipo veramente riccio. Che Richard HTT mi fa un baffo. E niente, sono un po' cotto, lo ammetto. Però ci sta andare a lavorare un po' di pezzi per chiudere la serata, così da andare a dormire sereni. Arrivo ragazzi. Oh, è tornato dall'America. Quella cantina di Stiva tutta rimodernata. Ci si sta super larghi adesso. Bravo. Come procede ragazzi? Male, sono appena usciti adesso a copiare le tracce. Mac nuovo di Stiva, così non deve più rubare il mio per far la musica. Ricco di sorprese questo Stiva, bravo. Hai visto, grazie, grazie. A spendere. La mia utilità e l'utilità di Stiva in questi momenti è questa. Io pago la luce. Il mio invece è scaldare questa magnifica coperta in questo letto. Perché sei il leader di questa band. Non è vero. Il leader è decisamente lui. No, cos'è che sono? Il leader di responsabile commerciale. E anche questa giornata è giunta al termine. Buonanotte, lasciate un mi piace sotto questo video e fate i bravi.